Un fiocco blu, simbolo della giornata contro il bullismo. Uno studente su cinque in Sicilia ha vissuto episodi di bullismo, dato che si somma alla dispersione scolastica ed altre povertà educative. Altro grande problema che riguarda sia la regione che il territorio nisseno, balzato anche pochi giorni fa alla cronaca per nuovi episodi. Per sensibilizzare, prevenire e combattere questo fenomeno, Casa Rosetta, da oggi fino al 9 febbraio, ha dato il via ad una 4 giorni di incontri con specialisti dell'associazione. Come sottolinea il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, si tratta di un'azione correlata con la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo istituita in concomitanza con la giornata europea della sicurezza in rete per contribuire a prevenire e contrastare il fenomeno in diffusione. A Caltanissetta, come nel resto della Sicilia, il bullismo è un problema reale. La percentuale di minori che ha subito atti di bullismo o ha partecipato a episodi di bullismo e cyberbullismo è del 18%. I giovani hanno un'età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Spesso si tratta di situazioni in cui l'aggressività non è canalizzata in modo adeguato e quindi il bullismo trova appunto terreno fertile, contenitore. Questo è un campanello d'allarme. Un adolescente su 10 pensa al suicidio e 10 compiono atti di autolesionismo. Le vittime hanno paura e quindi il sentimento principale che sentono è quello di scomparire. E non andare a scuola è uno dei fenomeni più comuni che si incontrano tra i giovani. Ci troviamo in una rivoluzione educativa, dei modelli educativi e di socializzazione. E quindi è indispensabile che tutte le agenzie educative, a partire dalla scuola e dalla famiglia, cerchino di creare un lavoro integrato, un lavoro che guidi i ragazzi nel loro percorso di crescita. Per questo motivo Casa Rosetta ha intrapreso questa azione di sensibilizzazione e prevenzione all'interno delle scuole, per cercare di combattere precocemente il fenomeno. Gli atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai bulli, secondo studi sul fenomeno, il più delle volte sono la ripetizione di gesti di violenza già vissuti tra le mura domestiche. Il centro è un luogo di ascolto, un luogo di aggregazione, è un luogo in cui si può condividere delle risposte e delle difficoltà comuni. Il centro è un'iniziativa che non fruisce dei contributi pubblici ed è totalmente autofinanziata da Casa Rosetta.